Una riapertura importante a Pertusio questa sera. La Bocciofila, dopo un periodo in cui i suoi portoni, i suoi cancelli sono stati chiusi, torna a riaprirsi con il sindaco Giuseppe Damini. Siamo qua a fare due chiacchiere e soprattutto a felicitarci per quello che può essere un rilancio non solo per la Bocciofila ma per il paese. Grazie, buonasera a tutti. Sì, è stata sicuramente uno dei punti principali nel nostro programma elettorale già da un anno fa ed era una delle cose che ci eravamo posti come primissimo obiettivo per il paese di Pertusio, perché non c'era un bar. Questo è sempre stato un centro di riferimento anche per le associazioni sportive che gravitano attorno al campo sportivo, ma anche per tutta la popolazione di Pertusio, quindi da chi è appassionato di gioco delle carte o i più giovani che magari vogliono un posto dove trovarsi per fare una partita a biliardino. Ci abbiamo messo un po' perché è stato difficile trovare un gestore, ma fortunatamente abbiamo incontrato la famiglia Bruno, abbiamo incontrato Elena e Gianluca, con cui speriamo sostanzialmente di avere una proficua collaborazione per gli anni a venire, anche oltre il mandato di questo sindaco, perché Elena è molto giovane e mi fa molto piacere che lei sia in prima linea e che sia sostanzialmente si sia presa la responsabilità anche di portare avanti questa Bocciofila. Poi loro vi spiegheranno qual è la loro idea, ma fin da subito la cosa che ci è piaciuto è che loro hanno capito che tipo di locale fosse questo e che doveva essere un locale funzionale alle associazioni sportive, che quindi dovesse dialogare con le associazioni sportive di Pertusio in particolare, ma anche le altre associazioni sportive, perché questo è un locale aperto per le associazioni non solo sportive, per le associazioni del territorio, per chi vuole ritrovarsi e trovare un punto di riferimento per un bar, una buona cucina, a pranzo o anche alla sera. Socialità e associazionismo, che sono due basi fondamentali su cui diciamo così ricostruire quella ripartenza che tutti gli amministratori, tutti i paesi del Canavese e non solo si augurano dopo questi due anni molto difficili. Assolutamente, la precedente gestione sostanzialmente si è conclusa con l'inizio del primo lockdown nella primavera del 2020 e dopo è stato anche difficile sia per chi mi ha preceduto nell'amministrazione di Pertusio fino all'ottobre del 2021 trovare un gestore nuovo che avesse anche il coraggio di riaprire un locale che, essendo rimasto chiuso così a lungo, aveva di fatto perso il suo avviamento. Però noi riteniamo sostanzialmente che questa sia fondamentale ed è anche bello vedere questo posto aperto, vedere che c'è gente che ci lavora, perché già in questi giorni la gente si fermava incuriosita, perché proprio il cuore del paese, è un posto di passaggio ed è vederlo anche illuminato alla sera e vederlo sostanzialmente di nuovo a lucido e funzionale sarà sicuramente un punto in più per Pertusio, anche per la vita di Pertusio, perché sennò il paese, se mancano questi riferimenti, rischia sostanzialmente di impoverirsi dal punto di vista umano. Gianluca e Elena Bruno, due dei punti di riferimento di questa Bocciofila che riapre dopo un periodo di chiusura. Un progetto importante soprattutto perché si dà un servizio fondamentale per quella che è una realtà come quella di Pertusio. Gianluca, che cosa ne pensi? Guarda, caro Davide, allora, secondo me è un bel inizio, è stato un grande inizio, sarà un grande inizio e soprattutto c'è la collaborazione giusta con l'amministrazione comunale. Dalla nostra parte abbiamo trovato un punto d'appoggio veramente importante, perché da soli sarebbe stato quasi impossibile creare tutto ciò che vedrete qui intorno. Io ormai sono, non dico vicino alla pensione, ma quasi, quindi è un po' un passaggio di testimone a mia figlia Elena, che spero che con le sue capacità e la sua voglia di fare possa procedere in questa nuova esperienza nel migliore dei modi. Quindi le prospettive sono veramente ampie, a partire da quello che diceva il sindaco prima. A differenza della gestione precedente, noi abbiamo aperto le porte alle società, associazioni sportive di Pertusio e non solo. Quindi questo circolo, chiamiamolo così,
sarà il punto d'incontro per giovani, meno giovani e soprattutto per i tanti pensionati che, come ricordava prima il caro sindaco, giornalmente passano qua davanti a chiederci: ma quando aprite? Noi siamo veramente orgogliosi, fieri di essere arrivati qua a Pertusio e di iniziare questa nuova avventura che ci auspichiamo che vada nel migliore dei modi. Elena, si parla sempre della quanto sia importante che i giovani si mettano in gioco, in questo caso tu che sei molto giovane hai deciso di avviare questa nuova avventura che sarà sicuramente importante. Come la vivi e come ti approcci? Allora, di sicuro la paura c'è, perché comunque sono giovane, è una nuova esperienza per me, io comunque non ho avuto tutta questa grande esperienza di lavoro, quindi la paura c'è, ma ho la mia famiglia che mi supporta, i miei amici, quindi sono orgogliosa di me, sono orgogliosa di tutte le persone che mi stanno intorno, spero di riuscire sempre a fare del mio meglio per tutti. Quali sono gli obiettivi, le attese che vi siete posti e che appello fate sia ai cittadini di Pertusio, ma ai cittadini canavesani, agli amici del territorio che vi conoscono? Allora, noi facciamo un appello dicendo a tutti i cittadini che ancora di Pertusio non ci conoscono, del Canavese, quindi zona limitrofa e quant'altro, di venire a visitarci, perché noi nella nostra modestia cercheremo di fare una cucina tradizionale piemontese, quindi rimanendo comunque nella normalità. Non vogliamo strafare, ma vogliamo accontentare il numero maggiore di persone che verranno a trovarci. Questo è il nostro obiettivo per i prossimi anni, quindi io sarò in cucina, Elena si occuperà del bar e della sala. Quindi non possiamo fare altro che invitare tutte le persone che hanno voglia di venire a trovarci a contattarci telefonicamente, via mail, noi siamo anche sui social, quindi ci trovate dappertutto e vi ringraziamo chiaramente per questo intervento, ci ha fatto veramente piacere avervi al nostro fianco in questo momento e se Elena vuole concludere con qualche altra novità. Io spero che continueremo a crescere giorno per giorno, le idee non mancano, quindi ci saranno tante sorprese di sicuro, questo lo posso assicurare.